All'inizio di ogni mio video io faccio l'intro. Tu sai qual è la mia intro? No, ok. E mi fa lo so che sono un coglione, lo so, però. Se no lo dobbiamo fare insieme. A noi tre, sei pronta? No, scusa. È proprio da coglioni, lo so, però io devo esporre il mio disagio così. Ciao a tutti Nicardi, benvenuti oggi in un nuovo video! Oggi sono qui con una persona speciale, una special guest che avete già visto in qualche video precedente. Dove ho fatto qualche parodia, però lei sa che io scherzavo perché sì, è una sì. grande, l'ho conosciuta raga, è una grande. È timida come Sì, me, sono però è una cosa che anch'io non ti preoccupare, è la cosa che ci accomuna, però è molto cucciola ed è tenera e non è come tanto appare nel collegio, anche se io ci ho adorato nel collegio, te lo dico. Oggi siamo qui per reagire alle parodie che ti ho fatto al collegio. Le rivedremo insieme. Già ne ho visti dei pezzetti e sono morta. Ah bene, perché pensavo mi volessi ammazzare, che quando mi vedevi dicevi io sto stronzo, l'ho preso per il culo, no? No, No. pensavo, ma io veramente ho detto quelle cose, ma nessuno mi ha fermato. No, reagiamo prima al video e poi ti faccio qualche domanda del collegio. Anche se so che è tutto vero, quant'altro, qualche curiosità ce la dici? Indago per voi, raga. Ci mettiamo l'AirPods così reagiamo al video. Ma quanti sono fighi i capelli che ha? Ah, Sono grazie. fighissimi, Li ho tinti così adoro. per sbaglio. Ma adoro. Hanno tutti la bava i maschi qui. Che brutta che ero. Ma non è vero. Diciamo che questo colore ti sta meglio. Cioè, nel senso, ti Sì. dà più luminosità, ti fa più bella. Ti Dovrei essere valorizza. tutto blu. Oddio, secondo me stai bene nella questo ciuffo. Dici? I like it. Hanno tutti la bava i maschi qui. Bisogna dargli il secchio per tenerla tra un po'. Oh, tieni il secchio, l'ho preso. Ma come un uo più. Bah! Stai facendo la piramide quella cosa? Cioè, ma tu durante le lezioni, tipo, facevi sempre queste cose? Cioè, ma anche a scuola queste cose? Adoro, Io pure io. non me le ricordo queste cose. In realtà neanche io mi ricordavo a cosa avessi reagito di te, però sapevo che mi avevi fatto pariare. Comunque, adoro anche io a scuola facevo queste cose con i borselli, i diari. Lui Che lei ha avete di finito? te? Sì. Ha riletto? Mi sembra Terminato? bello. Mi sembra bello, ma se non ti piace mi metti un brutto voto. Sono cazzi tuoi! Ciao, A me facevi morire perché avevi con i professori questo tono tipo svogliato, tipo mi stai sul cazzo, quindi sì, cosa ma vuoi? io non lo faccio Dove apposta. scherzare? Ma l'adoro, è un tono bellissimo perché io in realtà no, sono sempre vivace, invece tu proprio con la gente che quando non ne voglio parlare, sì, ok, muori. Solo dai video mi rendo conto di quanto io sia veramente una cretina. No! Sa cosa vuol dire breccia in italiano? Tipo vento. Non lo conosci? Il vento breccia! Vedi che tu sei l'inventrice del vento breccia. Cioè, ad oggi esiste, cioè ormai tu hai detto che il breccia è un vento, ad oggi. La breccia è un Ma l'ho vento. confuso con brezza. Ma se me l'avessero chiesto a me, anch'io avrei detto una stronzata del genere, se ti può consolare. Però non so se ne hai dette altre. Cioè, Sì. all'esame com'è stato? Cioè, com'era? Era un esame vero? Sì, ma io non avevo studiato perché ci ho detto, ma sì, chi se ne frega, cioè, Prega, non invece. mi cambia la reputazione. Invece sì, sono una capra Vabbè, adesso. anch'io lo sono, non ti preoccupare. Sua risposta, diciamo, abituale è boh. È perché non sono argomenti su cui sono tanto ferrata. Non sono ferrata, ma sono plasticata e anche indifferenziata. Ah, ma mi devi fare un boh in diretta. Boh. È vero che dicevi un sacco di volte boh, però l'adoravo perché allora, Brondin, mi dica, boh, e mi dica, Non mi boh. sono resa conto che lo faccio anche nella vita reale. Boh, fantastico. Infatti, mi dici, boh, che ore sono? Boh, devo andare a fare pipì, boh. Sì, anch'io lo devo usare un po', boh. Che il mio cervello è stupido, magari non mi servono neanche i miei appunti. Stupida. Qua adorato proprio. Ma ho detto, boh, parti da una pizza. Stupida vicino a me! Ma Vedi che io pensavo veramente che lo uccidessi. Io ho amato questo rapporto tra te e Mario, che poi è stato un po' frainteso secondo me, l'hanno perché messo stramale. io l'ho capito, cioè che in realtà lui faceva qualcosa verso di te e tu poi ti sei voltata, insomma non hai Sì, più subito, sì. hai un po' parlato. Loro hanno fatto vedere solo che ti sei rivoltata, però era un astio tra Volevano entrambi. farmi apparire una È una persona stronza, ma non ti orribile. preoccupare, io l'avevo capito. Infatti ho adorato questo conflitto, anche se poi vi siete riallacciati, ho visto anche che avete fatto pace, che Per la siete gioia dei amici. fan che ci shippano. Mario Tricca, Soprattutto questa quaderno scena dove d'italiano. strappi qua è lui che ti guarda così Con quanta rabbia l'ho sì, fatto. ma proprio so sì.
Che cacchio, che cazzo faccio fare? Dovrete stare insieme. Posso saltare? Stia zitta. Ma sto zitta, ma posso saltare lo stesso. Salta in silenzio. Ti giuro, ti avevo fatto morire davanti a pensiero. Pur di non stare con lui, voglio morire, ma non mi fate stare con Mario. Infatti invece la scena dove lui si lamenta. Sei da quando che sei stare in quella. È proprio pazzo. Ma che stai, c'è? È più differente. Tante cose brutte, poi intrecciare il cuore. Lui si lamentava. E devo essere punito io per colpa tua. Dove sei? Ma no, però mi metti la mente che dice. È colpa della tua stronzata. Non è che non è un gentiluomo, non è un uomo. Non l'ho sentita, silenzio. Guardami, guardami, tanto. Comunque ho adorato questo vostro astio, perché io l'avevo capito, quindi mi sono divertito nel vedervi litigare per finta che lui piangeva. Che poi ha fatto uscire anche un personaggio diverso di Mario, che Mario all'inizio a me metteva ansia. Madonna, tu non l'hai visto quando gli tagliavano i capelli, era così. Ma no, lo percepivo quando anche parlava, si vedeva che era timido, che era all'inizio, quindi doveva uscire. Quindi mi passava tutta la sua ansia, dicevo, mamma mia. E quindi anche grazie a te ho avuto questo lato che dopo il pianto si è ripreso un po'. Che e vi ho adorato. No, io vi ho adorato, cioè. Beh, almeno esisteva già la lampadina del 1980. Esisteva già la lampadina. Ad oggi sai che sai che esisteva già la lampadina nel 1980. Presuppongo che, dato che i miei sono nati nel 65 e avevano la luce in casa, nell'80 esistesse già. Adorato. Poi pronto, supererà l'esame? Sì. No. Si sta impegnando? Sì. Si è impegnata? Sì. Dico sì uno, dico sì due. Sì uno, sì uno, dici due. Sì uno, sì uno, dici due. Io dico sì! Perché sono pronti! Perché parla in questo modo? Sì. Allora apra la bocca, vediamo un po' la gola, dica sì! Sì. Perfetto! Mi sta prendendo in giro, pronti? Sì. Lo so. Sì. E indovina che dico, no? Sì. Non ce la fai, cioè, sì. Ti gira io là, quando ho fatto questa scena, ho detto bravo, Sandingo Visca, e poi... Io il collegio lo prendo come modo per ridere, sono cose che assolutamente non si devono fare a scuola. Sì, però io sì, mi diverto perché dico, vabbè, un reality, se non le fanno là per far ridere, dove le devono fare? A scuola no, però nel reality capirai. Sì. Sono professori, sì, però mi fanno ridere, che devo fare? Che se sono cose scherzate. Tante di quelle stronzate, ma... di alcune mi stravergono. Ma ero io. Ma questi sì, 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 è come. Con quale coraggio l'ho fatto? Bellissimo. Allora, non lo dico, cioè, non lo. No. Voi non sentite, però anche io a scuola ero così, cioè io rispondevo in un modo sì, io scherzavo, ma in modo scherzoso, cioè non ero scostumato, ero scherzoso, mi andava di scherzare, in questo modo che forse poi crescendo capisci che non si fa che è scostumato, però è divertente, dai, si vive una volta sola, amen. Sai che mi sta indisponendo, se mi ha e mi passa proprio per la vastità del sì, che me ne finisce così questo video a caso. Ti ho adorato, cioè ti ho adorato e adoravo i litti che facevo con i professori, con i ragazzi, perché all'inizio eri timida, come siamo stati timidi quando ci siamo conosciuti, e quindi non si è uscita. Io ti ho visto all'inizio, ti ho visto poco, infatti non ho fatto tante parodie, poi dopo boom ti ho fatto scoppiare, perché sì, secondo me ne avevi piene le palle, quindi mo basta, mo eccomi, e mo so cazzi vostri. Distruggo tutto, gang. Tu c'è qualche cosa che ci vuoi svelare? Non lo so, che non hai detto dalle altre parti negli altri video, perché comunque già ne hai fatti altri, così non ripetiamo qualcosa che ho già fatto. Io ti volevo chiedere, a parte che so che è tutto vero, forse ovviamente certe volte vi fanno un sacco di pressione e quindi poi sbottate, però è sempre vero la cosa. Cioè voi vi incazzate, perché se nella vita normale ci incazziamo con i professori, perché non farlo in un reality, sì, voglio dire. Però non ne so, qualche aneddoto segreto. Già mi hai raccontato che anche in bagno tipo andare, che mi dovevano riprendere, quindi devi fare la cacca. Potevamo togliere i microfoni per andare in, cioè, in bagno. Volevo dire in bagno. In bagno, cioè veramente avete mangiato quelle schifezze. Sì, però si mangiava anche bene poi, no? Qualche volta. Tipo ogni tanto. No, questo non so se posso dirlo, ma lo dico lo stesso. Quella volta che sono rimasta a casa dalla gita, per vabbè, sapete tutti per cosa, e tipo avevano un attimo spento le videocamere per farci sistemare tutto e mi hanno dato un pezzetto di cioccolato. Secondo me per tenersi buona, per non ammazzare Mario, perché sapevano sì, che solo voi due forse vi dovevano addolcire. E vedete, è stato un modo per avvicinarsi. E là non siamo diventati amici, ma c'erano i primi passi. Ma tu a Mario lo odiavi? Perché io l'ho vista, adesso non ricordo molto bene, ma so che lui era molto preciso, molto rompipalle. Pesante, esatto. Però non è che lo odiavo, è che in quel momento... Già stai scazzata, già sì, stai piena, comunque un po' pesante quella situazione, sì, l'immagino sì, là no, dentro. No, con persone che non conosci, sempre con la telecamera addosso. È una situazione in cui è sfogato tutto su Mario. Poverino, cioè, raga. Dovevi scegliere qualcuno, Mario è venuto a fare il pesante con te.
adesso sei tu la mia gabbia, adesso sei tu che ti prendi tutta la mia frustrazione, zitto e muto. Che poi se foste stati al mio posto avreste fatto lo stesso. Sì, ma io o io, peggio. Io non ti ho dato colpe, cioè assolutamente certe cose si evitano e non si fanno, però io l'ho capita, dai, siete ragazzi. Ma sì, raga, sbagliate, poi gliel'ho riscritto, no problem. Ma poi si vede sbagliato e poi avete chiesto scusa, si riparte, si va avanti, capirai. Sono una bella persona. Proprio la classe era come a scuola, cioè vero, nonostante ci fossero, sì, le telecamere, forse non ve ne rendevate conto. All'inizio era un po' strano perché tu ti sentivi questa presenza qua. Ma quante camere non c'erano? C'era... Sì. Non, allora, c'erano delle videocamere su tutte le pareti. Ok. E c'erano sempre uno o due cameraman. Ok. Ma ci parlavate mai con i cameraman? Cioè, no, non potevamo parlarci perché sennò magari interagendo perdeva di credibilità tutto. Ah, ok. Ma qualche volta è successo qualcosa? Niente, sono alla povera degli esseri umani. No, quando ci mettevano i microfoni, metti che... perché ci cambiavano le batterie e tutto... parlavamo magari con quello che ci cambiava le batterie. Però poi basta. Perché sennò tipo diventava, magari non lo so, interagire. Cioè veramente i telefoni non li potevate usare, stavano in quella camera e amen. Ma tipo, siamo non lo so, i primi che hanno messo via tutti i telefoni. Sì, senza nasconderli. Ma perché abbiamo detto, ma sì, ce lo trovo. Poi c'era Mariana che io la seguivo già. Prima, TikTok. Esatto, e quindi ho detto, ma secondo me lei se lo porta, ci fa un TikTok, che è quello che vogliamo tutti, ci fa un TikTok e ci fa urlare, che fa il TikTok in bagno, tutto quella. Non l'ha fatto, infatti ho detto, no, Mariana. Siamo stati così tranquilli, cioè, a parte che i maschi... Non avevano le palle di fare assolutamente niente, ma sai, ma niente. Infatti eravate sempre voi femmine, infatti è iniziato con le femmine che sono scappate, sì, in ma i maschi erano super tranquilli, pianificavano tutto e poi rimanevano così. E poi dovete fare tutto. Ma noi, però qualcosa tutto l'avete fatta. È stato bello che non avete esagerato, però vi siete divertiti. Io mi sono divertito anche questa edizione. Professore, che ti sta più simpatico? Quello di arte, che era pure buono. A me non piaceva quello di arte, sai. No, cioè non è bellissimo, però è carino. Cioè, rispetto agli altri, voglio dire. Quello di breakdance. Quest'anno c'era quello di breakdance. Vero? Vogliamo vero dirgli qualcosa? Vero, vero. Poi c'era pure quella di fitness là, che sembrava veramente. Ma, no, ma no, ma quella era strapazza. Non penso che lo puoi dire questo. Se ci stai guardando, sicuramente l'avrà fatto come personaggio. No, ma sì, ma i professori erano attori. Non credo che neanche questo. No, però io so che loro sono professori anche nella vita, sì, normale. Ma però lì forse, cosa esatto, fare, sì, sì. Per romperti le palle, per farti boh! Per farci istigare. Perché hai solo un mese. Io con i professori mi sfogo dopo un tot di periodo, perché mi hanno rotto le palle per un anno. Ma un mese, 24 ore su 24, solo loro. Ma diventa... voi dovete studiare, cioè veramente studiavi? Allora, io non studio neanche a scuola. Ti pare che studiavo là? Voi studiate, vi prego. No, alcuni erano proprio fuori. Tipo Francesco era strafuori. Si è tagliato i capelli, mi ha fatto morire, che piangeva. No, era bellissimo. Ma tu non ne pianto per i capelli, che capelli ti hanno fatto? Non mi ricordo. Mi hanno fatto la frangetta, infatti se vedi questi sono ancora più. No. Hai pianto, però non hai fatto storie, no? No, non ho pianto perché ho fatto di peggio da sempre. Però io tipo quando ero la vostra età o anche più piccola ci tenevo un sacco i miei capelli, ero tipo Francesco. Quindi se mi avessero tagliato i capelli come facevano a Francesco, che io li volevo, cioè li avevo lunghi, li avevo aspettato per farli lunghi, tagliavano tutti quei pezzi, io piangevo come ho pianto. Ma lui. Poi volevano, gliene hanno tagliati una seconda, esatto, volta. Esatto, proprio per farlo scoppiare. Io l'ho visto proprio, questi stronzi, lui ha pianto, quindi lo sanno e poi voleva andare. Li laccavano tipo in alto, tutti. E no, lui che aveva il fronte e diceva, ma io sto cose, no. E poi, secondo me la sua fronte è normale, cioè sono io che tutta la faccia schiacciata. Ma non vero è solo... vero. No, scusami. Comunque ci devi raccontare uno scoop, un gossip, non lo so. A te piaceva qualcuno della classe? No, segreti che non vanno rivelati. No. Dire solo sì o no? No, sì, boh. Forse. Okay. Non era né Mario né Giulio. Ok, va bene, sto zitta. Mi piaceva. Si è creata qualche storia che non sappiamo, cioè tipo... Allora, l'hanno detto alla fine, quindi penso di poterlo dire anch'io. Tra Claudia e Giulio c'era una storia che non... Cioè, non era proprio una storia, si baciavano ogni tanto. Comunque, vabbè, tutto normale, tutto nella norma, non è niente programmato, è vero. No, vi spingono un po' stressandovi, ma non vi dicono cosa dovete fare. Per il resto dovete veramente studiare, dovete veramente fare un esame, dovete... Non andateci mai, raga, l'estate godetevela, non andate al collegio, non diventate famosi. Perché poi questo mondo è un mondo di merda. Sì, ma raga, consiglio, non fatelo. Da una che l'ha fatto. Ad oggi più che altro... ad oggi lo rifaresti? No,
cioè stavo bene senza follower e senza tutte queste cose, ma io non li volevo neanche. Tu la sei smettendo di seguire? No, ma infatti quello che seguitemi, seguite. adesso che ce li ho, nel senso. Però quello che volevo dire io vedo proprio i ragazzini che per queste cose adesso tutti per i social, e vedo qualcosa che sta andando per una via sbagliata. Cioè io penso che se qualcuno lo vuole fare perché si diverte, come io l'ho iniziato a fare perché mi divertivo, perché è una vocazione o un hobby, ok, ma se ci mettete proprio la testa, cioè questo è il mio lavoro, non voglio studiare, non voglio fare un cazzo, voglio fare l'influencer o quello che va al collegio, raga, per favore. Ma no, ma infatti, ma io lo faccio, infatti non so se si è visto, io faccio le storie e le cose solo quando ho voglia di farle, se no non faccio niente, cioè raga, non puntate a questo nella vita, sì, tenetelo come scorta. Esatto, come faccio io loro lo sanno, un lavoro, poi questo lo faccio come hobby per divertirmi. Infatti spero, io ho sempre sperato che il collegio mi potesse chiamare per fare dei video con voi, nel bellissimo senso quando siete usciti, perché ho visto che faccio delle parodie che poi riguardandole quando ti ho fatto fare il video a te ridevo anch'io, tu c'eri nel pullman, mi vedevi ridere, dicevo ma che video, tuo video? Sì, mi fanno ridere, sono un coglione, poi mi facevano proprio schiattare, quindi fanno ridere i miei video del collegio, anche me lo dico perché a me fanno ridere, poi non lo so. Ma siamo super trash noi del collegio. Quindi mi piacerebbe ogni volta che esce qualcuno di fare un video con loro, parlare, perché poi le persone che mi seguono vi amano e amano le mie parodie, quindi è bello anche far vedere che io scherzo, no? Grazie, che io scherzo, voglio bene, lo faccio in modo parodia. Ma anche sì, con Alice, sì, io l'ho detto, cioè proprio scialla. Comunque questo raga, questo era il video. Intanto io e Martina ci incontreremo qualche altra volta. Se avete qualche altra domanda scrivetelo qui sotto nei commenti. Seguite Martina sui suoi social. E noi ci vediamo al prossimo video. E ma dobbiamo fare il saluto finale. E com'era, aspetta. Sempre, solo questo non si fa perché è l'inizio, ok? Ah, ok. Ciao.